Thank you, President. I will intervene in Italian. Finalmente, nei documenti che hanno redatto le commissioni parlamentari, andiamo verso il buon senso, andiamo verso l'accettazione di un processo che per alcuni è stato molto difficile accettare in Commissione europea, in alcuni gruppi politici, un'elaborazione del lutto per la sconfitta che ha lasciato qualche strascico, reazioni infantili, un negoziato troppo lungo che si è complicato con le file dei camionisti che non hanno potuto passare le feste insieme, quest'inverno insieme ai loro familiari. Ecco, qualche strascico ce l'abbiamo ancora, la gaffe tremenda della Presidente von der Leyen che sui vaccini ha messo di nuovo in mezzo il tema del confine fra Eire e Irlanda del Nord e l'ipocrisia di chi nella mia commissione, quella sul commercio internazionale, chiedeva e pretendeva standard di alto livello da rispettare al Regno Unito, che era con noi fino all'altro giorno, che ha un sistema di regole molto simile al nostro, e facendo quasi finta che non stringiamo accordi commerciali con Vietnam, con la Cina, che su questi temi ambientali, diritti dei lavoratori e altro sono enormemente indietro. Ecco, i doganieri olandesi che sequestrano i panini con il prosciutto ai camionisti britannici sono forse l'immagine più triste di una reazione infantile e stupida. Ecco, lavoriamo con il Regno Unito sull'antiterrorismo, sulla comune appartenenza ai principi fondatori della NATO, alla relazione con gli Stati Uniti, pensiamo a Hong Kong, i diritti umani. Ecco, ci sono tanti campi su cui dobbiamo lavorare e mandare avanti una collaborazione concreta. Ricordiamoci che esportiamo beni e servizi verso il Regno Unito e abbiamo tutto l'interesse ad avere relazioni di questo tipo. Ecco, alcuni miei colleghi forse la lezione della Brexit non l'hanno ancora compresa, lo faranno spero presto. Grazie.